Lunedì 15 giugno, Santa Germana. È il 167esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 199 al termine. Il sole sorge alle 5.21 e tramonta alle 21:01. La luna si leva alle 2.36 e tramonta alle 15:06. All'unanimità viene acclamato doge Bertucci Valier. Essendo ammalato, può trasferirsi in Palazzo Ducale solo il 10 luglio successivo. Durante il suo dogado avverranno le famose battaglie dei Dardanelli contro i turchi, nelle quali morirono da eroi i capitani generali Lorenzo Marcello e Lazzaro Mocenigo. Le previsioni per domani. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso. Alcune piogge a tratti, temperature stazionarie di notte ed in aumento di giorno. La Val Brenta, adagiata tra le maestose corone di montagne del massiccio del Grappa ad est e dell'altopiano dei Sette Comuni ad ovest, è solcata dalle vivaci acque del fiume Brenta. Dietro ogni ansa del fiume, uno scenario sempre diverso, fatto di colori e atmosfere uniche, difficili da raccontare, ma capaci di catturare ogni sguardo, anche verso l'alto, laddove sia possibile osservare i numerosi piccoli paesi, arrampicati audacemente lungo l'intera montagna. Un corso d'acqua, oggi come un tempo, molto praticato, capace di offrire scenari di rara bellezza. E quale miglior modo di esplorarne i meravigliosi scorci naturali, se non attraverso la navigazione? Rivivendo a filo d'acqua quei tratti di una storia in cui uomo, terra e fiume hanno vissuto in simbiosi, lasciando tracce oggi più che mai significative. Il rafting sul Brenta, una successione infinita di emozioni mozzafiato, da condividere con i compagni di pagaia lungo i salti e le rapide spumeggianti. Giochi d'acqua con gli altri membri dell'equipaggio, tuffi dal gommone, con la supervisione delle guide abilitate dalla Federazione Italiana Rafting, che sapranno condurre in tutta sicurezza adulti e bambini anche alla prima esperienza. Dalle discese in acque più tranquille, adatte a persone di tutte le età, fino ai percorsi più impegnativi per gli esperti che vogliano osare di più. Il rafting, generalmente conosciuto come sport estremo, è infatti, in realtà, un'attività divertente e alla portata di tutti. Il rafting lungo il Brenta, per tutti coloro che sono pronti a vivere la corrente, come i protagonisti indiscussi del fiume.